Il trapianto di midollo osseo e cellule staminali è una terapia di comprovata efficacia e addirittura salva vita per un elevato numero di pazienti affetti da diverse patologie maligne. L'argomento è stato affrontato nel corso del meeting La donazione e il trapianto di midollo osseo e cellule staminali, cosa sta cambiando? Organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II e dall'ADMO Molise con la collaborazione di numerosi partner. L'evento si è svolto oggi presso la Fondazione Molise Cultura di Campobasso. È un evento a mio avviso molto importante che include sia la parte scientifica importante con i massimi esperti sulle malattie ematologiche, sul trapianto di midollo e la donazione del midollo osseo, ma che vuole anche sensibilizzare i giovani, in particolare alla donazione del midollo osseo. Un'iniziativa intrapresa con l'ADMO, l'Associazione Donatori Midollo Osseo del Molise, proprio per la sensibilizzazione alla donazione. Il trapianto, ossia la sostituzione di un organo irrimediabilmente ammalato con un altro proveniente da un soggetto sano, è una delle più grandi conquiste della medicina. Negli ultimi anni la scienza ha fatto notevoli progressi in questo settore e oggi ne ha parlato a lungo il professore Andrea Bacigalupo, uno dei padri nobili dell'ematologia italiana, pioniere nel campo dei trapianti. Molte malattie insorgono perché le cellule staminali ematopoietiche contenute nel midollo e responsabili della produzione di miliardi e miliardi di globuli rossi, piastrine e globuli bianchi non funzionano o per un difetto intrinseco di natura ereditaria, come per esempio nella talassemia, o perché colpite da un processo tumorale, come per esempio nella leucemia. In molti di questi casi la guarigione definitiva si può ottenere distruggendo il midollo ammalato per poi sostituirlo con uno proveniente da un soggetto sano, cioè sottoponendo il paziente ad un trapianto. Molti illustri relatori al meeting voluto ed organizzato dalla direzione della Fondazione Giovanni Paolo II a Campobasso sul tema della donazione e il trapianto di midollo osseo e cellule staminali. Cosa sta cambiando? L'iniziativa con la collaborazione attiva dell'ADMO Molise. Sui percorsi dibattuti nel convegno abbiamo ascoltato uno dei coordinatori, la professoressa Giuseppina Sallustio della Fondazione Giovanni Paolo II. Questo è un meeting che vuole proprio coniugare l'aspetto scientifico e il percorso, diciamo, per la donazione del midollo osseo e anche la sensibilizzazione alla donazione. Dai dati proiettati almeno dalla professoressa di Genova che gestisce proprio il registro dei donatori, c'è bisogno sempre più di nuovi donatori, di donatori italiani per aiutare i malati italiani, diciamo, tra virgolette, e comunque si registra una generosità nei giovani. Abbiamo bisogno di giovani che si iscrivono al registro dei donatori. La gente molisana è generosa, quindi devo dire che si attesta insomma sulla media nazionale e tra l'altro credo che abbia dato un grande contributo nelle donazioni perché molti donatori molisani sono stati chiamati a donare il midollo osseo e tra l'altro volevo sottolineare una cosa, la promessa e l'impegno rinnovato da parte del presidente di riprendere a fare i trapianti qui in Molise, trapianti che avevamo iniziato un po' di anni fa e che per motivi, diciamo, organizzativi e non solo sono stati sospesi nell'ultimo periodo. Quindi ci auguriamo con questa integrazione di persone
di riprendere dei percorsi diagnostici e terapeutici in Molise anche per i pazienti molisani e non solo, che hanno dei problemi ematologici e che quindi non sono costretti ad andare fuori per sottoporsi a terapie più invasive. Con la manforte della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso e la collaborazione dell'Associazione ADMO Molise si è tornati a parlare della donazione del trapianto di midollo osseo e cellule staminali. Un importante incontro volto alla sensibilizzazione soprattutto dei più giovani, quello che si è svolto questa mattina alla Fondazione Molise Cultura. Sentiamo. Professore Andrea Bagigalupo, la donazione e il trapianto di midollo osseo e di cellule staminali, qualcosa sta cambiando nel mondo della medicina? Sì, sta cambiando nel senso che aumenta sempre di più la collaborazione a livello italiano fra le varie regioni e a livello internazionale, che è il segreto per ottenere dei risultati. Il trapianto è una procedura complicata perché il paziente è già difficile con malattie complicate e dobbiamo mettere insieme l'esigenza del paziente e trovargli il donatore ideale. Oggigiorno si parla di medicina personalizzata, non c'è nulla di più personalizzato di un trapianto perché quel donatore è stato scelto per quel paziente. La donazione viene fatta in tutti i paesi del mondo, la donazione viene fatta sia nella famiglia che fuori dalla famiglia, la donazione non è menomante, quindi il donatore non riceve una menomazione, il patrimonio delle sue cellule staminali rimane praticamente intatto, non viene toccato e si ha l'opportunità di salvare la vita di una persona. Ecco dunque, dottor Storti, la comunicazione resta fondamentale soprattutto per i cittadini, la Fondazione apre ancora i suoi fronti e quindi ospita oggi questo importante convegno. Sì, questo convegno è sicuramente un passo importante nel sensibilizzare le persone del Molise nei confronti della donazione di midollo osseo, ma è importante anche perché sottolinea le basi di una collaborazione già esistente in passato e che le parole del governatore Frattura oggi hanno dato ampie speranze di riapertura in breve tempo tra noi della Fondazione che gestiamo la parte clinica dei trapianti e il centro trasfusionale dell'ospedale Cardarelli, col quale abbiamo già collaborato in passato e con cui rintensificheremo il programma trapiantologico comune per poter ampliare sempre di più l'indicazione dei pazienti e ampliare il numero di sempre di più, anche con la collaborazione del professor Bagigalupo e dell'equipe di Roma, i pazienti che possono essere trattati e curati con questa procedura. Però ecco, una cosa che voglio dire è che al di là, come dire, di questi due punti un po' cardine che sono l'unità clinica dei trapianti ematologici e il centro trasfusionale, vi è la necessità di un intervento di tutte le strutture di un ospedale, perché proprio per la complessità a cui faceva prima cenno il professor Bagigalupo, il paziente ematologico che va incontro ad un trapianto si deve avvalere di tutta una serie di risorse che sono tipiche degli ospedali complessi, quindi anche come dire, la convivenza, l'integrazione tra la Fondazione Giovanni Paolo II ed il Cardarelli ci vede lavorare al meglio tutti insieme, quindi dobbiamo metterci tutti quanti intorno al paziente per poter realizzare una buona salute nel Molise e anche per le regioni limitrofe che spesso già si rivolgono a noi per la terapia delle malattie ematologiche. L'ADMO, in collaborazione con la Fondazione di Ricerca Giovanni Paolo II, ha organizzato un convegno sulla donazione e il trapianto di midollo osseo. Vediamo. Il trapianto di midollo osseo rende possibile la guarigione di gravi malattie. Questo è il dato più importante emerso durante il convegno sulla donazione di midollo. Perché è importante donare? Chi può candidarsi a donatore?
così il professore Andrea Bagicalupo. Dona a chi sta donando, nel senso che il donatore riceve un qualche cosa che non si può né calcolare né misurare, ma è profondamente bello, quindi il dono, la donazione specialmente se gratuita, è veramente un atto di generosità che in questo caso può salvare la vita di una persona. Ogni anno anche in Molise l'ADMO rende possibile l'importante rapporto donatore-paziente. Eugenio Astore, presidente ADMO, ne rimarca il valore e significativa la testimonianza di chi ce l'ha fatta, della dolcissima Luisa Fuoco. Il mondo del volontariato in assoluto spesso va a, non solo ad affiancare le istituzioni, ma purtroppo va a lavorare al posto, a sostituire le istituzioni. Ma noi continuiamo a lottare, a volte abbiamo le istituzioni al nostro fianco, a volte purtroppo sono assenti, ma non per questo noi ci demoralizziamo. Per quanto riguarda l'ADMO nel Molise è nata nel 94. Abbiamo avuto la fortuna che da allora già abbiamo avuto 10 persone che sono riuscite a donare il midollo osseo. Io ho avuto un percorso abbastanza lungo, quindi ho avuto modo di approcciarmi su più fronti, ecco, sia nel Molise, che infatti sono stata curata a Campobasso, poi in Umbria, a Perugia, e diciamo che in Molise ho potuto fare, ecco, appunto questo raffronto. In Molise purtroppo è un mondo ancora sconosciuto, il trapianto di midollo, ed è per questo che cerco di impegnarmi insieme al presidente Astore e a tutti i membri dell'ADMO, ai medici dell'ospedale di Campobasso, di Perugia, per cercare di portare avanti la mia testimonianza, la mia esperienza e cercare di sensibilizzare quante più persone possibile. Purtroppo è un mondo, come dicevo, sconosciuto e che ha causato nella mia posizione delle difficoltà, sia dal punto di vista della diagnostica, quindi per cercare di diagnosticare la mia malattia in primis, e successivamente anche dal punto di vista psicologico, non avendo strutture che potevano sopportarmi e anche anche nelle persone con le quali mi trovavo a rapportarmi, e quindi per questo ho avuto un grande aiuto a Perugia, quando poi mi sono spostata su Perugia, perché lì diciamo che è la quotidianità, di trapianti si parla tutti i giorni, siamo molti pazienti, e una volta spostatami, ecco, in un'altra regione dove era all'ordine del giorno, mi sono sentita meno anomala, meno sola. Però proprio per questo, con il presidente che fa un lavoro eccezionale, cerchiamo di portare avanti questo discorso, proprio per incentivare quante più persone possibili non solo a donare, ma anche a stare vicino alle persone che soffrono, alle persone che si trovano dal nulla ad avere a che fare con una malattia sconosciuta.